ritrovati ai telespettatori di Canale 3 con il nostro Siena Risponde eh, che come vi dico sempre da qualche settimana abbiamo liberato dalla politica almeno in parte per dare un po' di spazio all'attualità e alle cose belle che possiamo presentare nella nostra provincia e proprio parlando di cose belle oggi abbiamo come ospiti due cari amici il professor Marco Valenti dell'Università di Siena ed dell'archeotropo di Poggi Ponsi e Eraldo Ammannati che è il direttore artistico della festa medievale, famosa festa medievale di Monteriggioni. Questi due simpatici signori sono un po' il gatto e la volpe del Medioevo, perdonatemi la battuta. Perché dai, dai loro cervelli passano tutte le idee più importanti che riguardano questa fascia, questa terra di mezzo fra Siena e San Gimignano, Monterigioni e Poggibonsi, Poggi dove nascono le idee più interessanti dal punto di vista della diciamo, cultura legata al turismo, il recupero delle tradizioni, i beni storici monumentali. E li ho voluti qui proprio perché ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, che è la stagione classica in cui loro danno il meglio di loro stessi perché ci presentano sempre iniziative interessanti. Marco, eh, la prima cosa che farete sarà la, la giornata di Poggio Imperiale, giusto a Poggi Bonsi? Sì, il 6 giugno. Il 6 giugno, 6 giugno eh, in genere lo facciamo un, un sabato della prima settimana, ma stavolta per esigenze... Specifiche che ora dirò, l'anticipiamo anticipiamo in un giorno infrasettimanale perché, perché eh, festeggeremo questa giornata che poi è l'inaugurazione no, del restauro della fortezza con una presenza di qualità con Paolo Fresu, insieme al suo quartetto, jazzista famosissimo, jazzista getz, di fama internazionale, che suonerà una ventina di minuti, mezz'ora all'archeodromo in mezzo alle capanne mentre. Gli operatori di archeotipo SRL faranno la spiegazione del contesto, delle strutture ricostruite, poi scenderemo al castello e lì ci sarà proprio il concerto definitivo del quartetto verso le 9, 9.30 e andrà avanti abbastanza. Faremo anche la piccola presentazione intorno alle 17.45 nella sala Frankovic del castello della Fortezza di Poggi Bond, la Fortezza medicina di Poggi Bond, faremo una piccola presentazione del primo libro per ragazzi che abbiamo scritto riguardante eh, l'archeologia. La, allora. E allora faccielo vedere perché ne volevo parlare dopo, ma visto che lo dici... libro siamo dietro, eccolo qua. E questo l'abbiamo... Mario riesce a farlo vedere, che non è mai facilissimo. Mario, eccolo qua. Questo che... È un, un libro per bambini, giusto Marco? Per bambini e per ragazzi. Noi raccontiamo con un linguaggio semplice e con eh, disegni che poi possono essere anche colorati, quello che gli archeologi hanno capito scavando la fortezza di Poggio Imperiale. Ecco l'editore è Luca Betti, quindi è un editore senese molto, molto noto. È un modo per avvicinare i ragazzi in un modo semplice a queste che sono le nostre tradizioni, la nostra storia. Sì. Anche il nostro futuro per tante cose. Sì, sì, poi è la filosofia che sta dietro, per esempio, all'archeodromo, ma anche a tutto ciò che si svolge a Monterigioni, cioè parlare a tutte le persone, a tutte le fasce d'utenza, come direbbero eh, gli, gli economisti, raccontando storie che sono poi l'identità storica del luogo che viene visitato o del territorio che Eraldo, viene visitato. La festa medievale di Monterigioni è un masto ormai consolidato. Io ho smesso di venirci perché c'è troppa gente, non si trova parcheggio, non, si trova niente, non ci si fa mai da quante persone ci sono. Che cosa ci aspettiamo quest'anno? Cosa, cosa gli proponete? Intanto dici anche le date. Vai, che sì, sì, sì. Dunque, allora, quest'anno è la ventottesima edizione. Io ne ho fatte tutte, perciò sono abbastanza rodato. Si parte con il 5 di luglio, con la grande cena in piazza, 250 persone a tavola, con eh, tantissimi spettacoli. La cena sarà dedicata eh, anche diciamo, un po' culturalmente studiata, un po' in onore di Circo Angelieri, perché la festa è dedicata a Circo Angelieri, perciò rifacciamo una rivis rivisitazione di alcune pietanze del 1260 al 1310, in cui la Repubblica di Siera era molto potente in quel periodo. Perciò eh, sarà una cena eh, gestita da tutte le associazioni del territorio perché questo è importante dare spazio appunto anche a tutte le associazioni che se hanno da fare eh, durante la festa medievale. Poi proseguiamo con il 678 dedicato sempre appunto, eh, alla vita dei Cercangionieri e qui chi ne ha più ne metta perché teatro, musica, eh, spettacoli eh, medievali di, mh, europei e italiani, ma quello che tengo a quest'anno eh, appunto con eh, la direzione scientifica di Marco che è qui accanto a me che mi dà una mano sempre da, dal, dal punto di vista appunto della storia della cultura eccetera noi abbiamo chiamato perché ed, eh, vogliamo dedicare anche questa festa alla musica medievale a, e vogliamo aprirla un po anche a, ai giovani cioè riportare un po perché il nostro pubblico è un pubblico eh, importante di famiglie e bambini ma eh, i giovani uh, sono tantissimi, eh, il 30%, il 40%, però vogliamo dedicargli proprio uno spazio musicale. Abbiamo chiamato un gruppo tedesco che sono i Corvus Corax, un gruppo di nicchia, un gruppo diciamo di medieval rock. Eh? Senti, <ride> medieval Rock Medieval Rock, sì, ora sta andando molto anche se i Corvo sono un gruppo come i Rolling Stone, diciamo, del Medioevo e poi eh, durante, durante le giornate che eh, andranno avanti il 13, 14 e 15, il 15 ci saranno i Rota Temporis che è un altro gruppo italiano molto importante eh, dal punto di vista musicale sempre nel panorama medievale e poi ci saranno due revocazioni tutti i giorni, molto importanti come, come era un matrimonio nel 1200 un altro eh, le, le reclute praticamente eh, come si, eh, si reclutava allora i contadini che lavoravano in campagna eh, dentro il castello per appunto la guerra dei Montaperti nel 1960 eh, noi appunto chiamiamo a raccolta tutti i giovani del territorio e eh, questa è una cosa un po' anche abbastanza simpatica perché eh, le associazioni mettono eh, a disposizione dei giovani che recitano e si, ci organizziamo tutto durante l'inverno, abbiamo l'associazione nostra, l'agresto, eh, l'associazione medievale che cura un po' tutto quello che ruota intorno alla festa dai costumi al teatro e a, alla rivocazione perciò quest'anno abbiamo tante 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 tantissime cose nuovi, nuovissime dall'atto perché Montrigione Mai è diventato un appuntamento importante anche nel panorama italiano della festa medievale e noi vogliamo essere sempre il meglio. Senti, hai detto hai fatto tutte le 28 edizioni. Sì. Quando avete iniziato la prima volta, sì. vi sareste immaginati di ricostruire questa macchina da guerra? Allora. Ti spiego degli aneddoti, nel senso che io allora recitavo Mannello, facevano, mi chiamarono così, così per caso perché io ero, ero il postino del paese no? <ride> e fui preso dall'allora Ermino Iacona eh, che era il regista del teatro insieme a Giulio Lurini e a tutti i vari personaggi che poi dopo hanno fatto famosa la festa eh, perché poi siamo rimasti diversi a lavorare sempre durante la festa. E mi ricordo eh, la, la prima edizione organizzata appunto molto velocemente da professor Gagliardi, Erminio Iacona e da altri alla Ballero e compagnia il primo giorno venne 2000 persone cioè subito, noi, noi, subito la prima sub, volta. immediatamente e fu fatta una pubblicità eh, diciamo semplicissima eh. Eh, allora c'era Roberto Mirattini, eh, un editore senese appunto che eh, ci innamorammo tutti di lui perché era così talmente estroso, eh, veramente un camaleonte, che riuscì a fare un manifesto, mi ricordo, molto carino e eh, facemmo la pubblicità solo Siena, poi giusto. Oggi che numeri abbiamo? Beh, allora eh, sono numeri importanti per Monterigione, no? Abbiamo da 18 alle 20, alle 16, dipende un po' da Mila persone. 3.000 persone, eh persone a sera, che poi insomma tutto sommato si fa. Si fa. Speriamo che il tempo, l'anno scorso c'erano questi 42 gradi terribili che eh. ci condizionarono un po' il primo weekend. Speriamo che quest'anno sia migliore. Speriamo. Marco, Marco sì, conosco il tuo rigore scientifico quando fai le cose, l'ho imparato anche a mie spese facendo le cose insieme. Come ti sei trovato? infilato dentro quella che nasce come una festa, non come una rievocazione storica vera e propria in modo scientifico. Bah, senti, io sinceramente mi sono trovato bene. Mi sono trovato bene per varie ragioni. Prima di tutto perché ho eh, incontrato Eraldo, con cui è credo sia uno dei miei migliori amici, con cui ci capiamo al volo e capiamo subito tutti e due dove vogliamo andare quando organizziamo le cose. Poi seconda cosa, eh, mi trovo bene perché io eh, faccio un po' il ruolo del poliziotto cattivo. Fai il cattivo. Sono quello che deve rompere le scatole quando le cose sono fuori posto. Ogni anno mettiamo un tassello nuovo per migliorarlo. Stiamo veramente... Ripulendo di tutte le sbavature. No, magari voi da casa quando andate in queste feste, in queste revocazioni, non vi rendete conto, ma il lavoro che viene fatto per cercare di garantire una filologicità vera di tutto quello che vedete è veramente mastodontico, c'è cioè, una, una serie di dettagli e di particolari che apparentemente non si vedono che invece porta via un sacco di tempo e un sacco di ricerca. Sì, sì un sacco di tempo e ricerca, ma eh, poi soprattutto c'è sempre la, la parte di convinzione no? delle varie persone che fanno per volontariato fondamentalmente no? di partecipare alla festa. E quindi è un, un lavoro. Però eh, devo dire che ci stiamo ben riuscendo, ogni anno mettiamo un miglioramento. Uniformiamo le cose, eh, eliminiamo davvero le cianfrusaglie, per esempio, dal paese. Geraldo ecco. Era, le... poi diceva una cosa molto interessante, no? quella di inserire all'interno di queste revocazioni e di queste manifestazioni degli elementi in cui c'è una contaminazione con la, con la parte artistica vera e propria, con le arti performative. Lui parlava dei, dei concerti, e voi all'archeodromo so che state organizzando... Per, sempre per luglio uno spettacolo teatrale con arca azzurra dove si fa, sì. dove si, si fa un qualcosa che è uno spettacolo teatrale e una rievocazione storica insieme. Sì, e, è la terza esperienza perché la prima fu fatta insieme a Davide Riondino che recitò Inucca e i miei uno dei suoi dei poemi dai suoi scritti ambientati al tempo di Carlo Magno. L'anno scorso l'arca azzurra confezionò uno spettacolo apposito dedicato a alla figura della papessa. della papessa Giovanna, figura un po' immaginaria, eccetera. Quest'anno, eh, siccome ebbe buon successo, vogliono fare eh, il seguito della prima, della prima edizione. La papessa 2. Allora, 2, sì. <ride> allora, eh, cosa penso? Io mh, sono per la contaminazione delle varie sfere, sempre. Perché, come dice per esempio il mio amico Balestracci di troppa filologia si può morire. Eh, è vero, cioè, noi bisogna garantire, come si vede anche dalle immagini che stanno passando, una filologia sulle ricostruzioni, gli abiti, i mestieri che facciamo, ma poi le situazioni devono essere contaminate, si devono fondere. Perché uno dei secondo me dei caposaldi del nuovo modo di approcciarsi al patrimonio è, lo dico terra a terra, non essere noiosi. e abituare le persone a prendere musei, musei open air come l'archeodromo, grandi monumenti come il Castello di Monte Rigione, a prendere, prenderli come luoghi di socialità. Dove si va? Per imparare, per fare un'esperienza e tutto, ma si va anche per stare insieme e per divertirsi. Cose che oggi soffocati dalla troppa tecnologia, il mito dell'app. Io per me è un po' la nevrosi l'app. Se... Come sei nato come archeologo ipertecnologico, fra sono... i, i primi a fare sono... ricostruzioni in 3D? Sono nato come, come archeologo ipertecnologico. Ma eh, più eh, passano gli anni e più capisco che va rimesso al centro l'uomo. Eh, le persone vanno fatte sognare, le persone vanno educate divertendole e non dichiarando chissà quali racconti dalle torri d'avorio in cui noi docenti universitari spesso ci arrocchiamo, che sono totalmente fuori dalla realtà odierna. E poi sai, io sono un maniaco la, della Dream Society di Roth Jensen, questo grande economista svedese dove eh, 15, oltre 19, 19 anni fa preconizzò che nella nuova società, parlando proprio di questi anni, 2018-2020, si sarebbero venduti, fra virgolette, solo prodotti in cui le persone avrebbero potuto sognare, cioè compri un prodotto perché ha dietro una storia. E questa è una, gran ragione, è, una grande, è una grande verità. Bisogna raccontare su tutto quello che facciamo la propria specificità storica, storica le storie che riusciamo... Che, che riusciamo a, a, a ricostruire e renderle patrimonio di tutte le persone. E visto che la storia ne abbiamo tante, giustamente è bene tirarle fuori, valorizzarle e lavorarci sopra. Ora andiamo in pubblicità, voi restate con noi, perché nella seconda parte con loro vi, vi raccontiamo che cosa hanno in mente questi due signori.